È strano come professionisti di tale livello e dico giornalisti in Italia e non solo, perché in questo calderone di improvvisati metto anche Bloomberg, perché sta avendo un atteggiamento non degno di quello che è il nome della testata, stanno parlando di cose del quale non sanno nulla, ovvero queste trattative, queste fusioni, questi fondi, questi investimenti sono a un livello così extraplanetario, cioè di finanza, che sono inaccessibili proprio anche alle segretarie di direzione degli stessi gruppi che ne faranno parte. Quindi non vedo come possano ipotizzare del giri di documenti come le fiduciarie e poi soprattutto riceverli senza porsi la domanda da chi li stanno ricevendo, perché scoprendo il vaso di Pandora, chi è che c'è dietro a questo sputtanamento sulla trattativa dei cinesi? C'è il fidanzato tradito della ragazza che ha deciso di andare con il suo migliore amico. No, ovvero, aspetta. Non ci siamo dietro però. No, riassumiamo cosa è successo. Bloomberg è uscito con questa notizia che, in parole per tutti, che è stata consegnata una fideiussione finta, sì, quindi non regolare, quindi per il pagamento del Milan. Per il pagamento dell'anticipo di quei 100 che sono poi arrivati. Okay. Quindi, detto questo, però nessuno fa il passo indietro e si chiede chi l'ha proposta, ok? Questa notizia. Ecco, è stata proposta da quella che chiamano la vecchia cordata, che non è vecchia cordata perché è la stessa cordata, no, con l'esclusione di Galatioto. Cosa intendi, okay, per quando dici fiduzione finta? Nel senso che un falso documento, come le assicurazioni, che mettono dentro la macchina fotocopiate. Soldi, ma questi soldi uguale, non esistevano. Ale, facciamo così perché l'argomento è complicato. Allora, riassumiamolo col cartello 17. Vi spiega meglio Jacobone con l'ausilio di questo cartello. Praticamente il Milan è stato comprato con 3 rate, lo sappiamo. La prima che è stata versata ad agosto, la seconda già versata a settembre, la terza da versare a novembre. Ok. Di queste prime due, secondo Bloomberg, ci sarebbero dei pagamenti scoperti praticamente. No, non ci sarebbero dei pagamenti. È uscito questo documento che sarebbe una fiduciazione da parte della banca farlocca, quindi non vera. Il problema è che se fosse veramente così, questo documento non è circolato, si è spifferato, ma nessuno ha messo lo screenshot del documento, che tra l'altro sarebbe anche illegale farlo. Però detto questo, nessuno ha detto che origine ha. È origine della vecchia direzione della cordata, perché la cordata è rimasta la stessa, quindi quella con Galatiolo, con GRS, con Zeng, che sono gli trombati della situazione. Eccola qui. Sono loro che stanno fomentando, dando i documenti, avendo avuto un incontro privato con i giornalisti di Bloomberg. Allora io mi chiedo, perché Bloomberg è così interessata? Facciamo un altro passo indietro, anzi, attraversiamo la manica, andiamo in Inghilterra. In Inghilterra i finanziatori di questo giornale fanno parte della schiera all'interno della Lega inglese contro i club inglesi posseduti dai cinesi, quindi Manchester City, Manchester United e tutto il resto. Sì. Stanno facendo una campagna contro l'investimento dei cinesi nel calcio inglese. Però, queste notizie non le dicono. L'ho letta come. Cioè, tu sei andato più a fondo, io invece mi sono limitato a leggerla. Una cosa però non mi è chiara, perché ieri ancora dicevano, ieri se non mi sbaglio, che il closing non è più a novembre ma viene spostato entro fine anno o all'inizio dell'anno prossimo. No, allora, c'è una cosa tecnica, l'ho detto in questo studio perché me l'hanno riferito, il closing effettivo avverrà non il 5 si firmano tutto, c'è questo closing sulla carta, ma il closing definitivo sarà quando il gruppo si accollerà i debiti, quindi quando vengono accollati i debiti di una società, quello in quel caso Berlusconi dà le chiavi, come quando ha fatto il rogito di casa, dà le chiavi. Ti fermo, cartello 17, che così chiariamo anche questo aspetto perché è importantissimo. Facciamo prendere fiato il povero Jacobone, che no, 17, chiedo scusa, questo è il se, no, il 18, chiedo scusa, avete ragione voi come sempre. L'accordo tra Berlusconi e i cinesi prevede il ripianamento dei debiti pari a 220 milioni e poi l'investimento di 350 milioni di euro per il mercato. De Boni è già preoccupatissimo per il prossimo triennio. No, non sono preoccupato, scusami. No, non sono preoccupato. Ma mi dovete spiegare dove esiste un accordo, questo me lo dovete spiegare, dove io ti vendo casa mia, però ti dico poi come la devi utilizzare. Ma in che fin siamo? Ma in che fin siamo? Ma su questo sono d'accordo con Andrea. 350 milioni per il mercato. Berlusconi obbliga i cinesi. È una berlusconata, lo sappiamo. Ma è una berlusconata per uscirne. È tutta pubblicità.
possibilità per uscirne pulito, però detto questo c'è un investimento di 1 miliardo su una squadra di calcio. E voglio dire, il governo cinese ha fatto tanto di comunicati in Cina dicendo che ha aperto i finanziamenti, gli stanziamenti di soldi, investimento sul calcio fino al 2050, quindi un piano a lungo termine per portare delle cifre enormi e per far sì che il calcio poi venga trasferito in Cina. Li trasferite? Quindi, no, ma che vuoi, per guarda, lascia te, ma noi non guarda, governo, sicuramente quando, quando il Milan deciderà, di trasferirsi, chiamerà l'Inter e chiederà i passaporti, dato che siete esperti. Vai. Per andare in Cina i passaporti li prendiamo da voi. Tu finisci, tu devi finire, tu non devi parlare. Madre Teresa e poi tra patteggiamenti e prescrizioni. No, ma perché se vanno in Cina che trasferiscono cazzi, fria tutti. Comunque la confusione che si ha sul discorso cinesi è espressa dai giornalisti e dagli opinionisti che nelle televisioni che si definiscono più autorevoli vanno a confondere, a dire che invidiano nello stesso tempo, nella stessa frase, nello stesso pensiero dicono che invidiano l'Inter perché ha i soldi veri della Suning, mentre noi del Milan siamo dei pagliacci perché mandiamo un giocatore in Cina che ci ritorna perché ha incontrato dei cinesi farlocchi. Peccato che la squadra che voleva prendere Luis Adriano fosse della Suning. Quindi c'è tanto così. Scusami, ma questa non è vera. Sti soldi ci sono o no? I soldi ci sono. A parte che voglio dire che ci siano. E no, perché la fideiussione è pazza. Non so, giuro. I soldi sono arrivati di quella fideiussione? Arrivati 15 prima, 85 dopo. Noi volevamo tranquillizzare, non abbiamo preso nulla. Quanti sono questi soldi? Allora, stare attento al cartello. No, non sono stato attento. Allora, rivediamo la beneficio di Pietro. Non solo il cartello 17, l'investimento totale per il Milan è. Tanto, eccolo qua, guarda, 15 sono già arrivati, 85 sono già arrivati, anche i colori. 420 non sappiamo se arriveranno mai. No. Però i 3,50 che il Milan dovrebbe avere, in realtà sono divisi su 3 anni e i soldi sono di Fininvest, cioè non è del Milan. Quello che ho capito io, quei soldi... No, questo 400, mano, no, i 420 che vanno a chiudere, più ripianamento dei debiti e pagano. No, i 350 sono quelli ipotetici che dovrebbero essere investiti nei prossimi calciomercato, ma quello non è... Ho dei boni che è sulla piazza. Volevo semplicemente dire questo. Io ho seguito il ragionamento, sicuramente Alessandro è meglio informato di me per quanto riguarda Milan. L'unica cosa che ci tengo a precisare è che però... Permetti, c'è qualcosa comunque di strano, perché io tutte queste difficoltà, ma non solo sull'Inter, anche sulle squadre comprate poi da cordate straniere all'estero, mi viene in mente una su tutte, Manchester United, tutto questo alone di mistero non c'è stato. Per anni c'è stato però. Attenzione, ne arriviamo adesso, ragazzi. La contestazione perché non erano d'accordo su chi arrivava come proprietà, ma non c'è stato un discorso di questo tipo. Lo stesso Atletico Madrid ha avuto una situazione diversa. Allora, Alessandro, 20 secondi veramente per rispondere. No, dico solo che noi adesso ci siamo accorti dell'esistenza dei cinesi nel calcio, ma in Inghilterra è un problema Bloomberg, è per quello che dico che è in cattività, è così pronta, tanto da voler convincere in Italia della inefficacia del finanziamento in Cina. Peccato che in tutti i settori loro, dove mettono mano, non toccano il management, lasciano le varie specializzazioni. Come l'impero romano. Esatto, però alla fine mettono il grano che serve per vincere ogni battaglia commerciale. Non toccano il management. Non toccano. Guarda, lo sai benissimo. Si veda ad investire in Italia anche su queste squadre e soprattutto dai cinesi. Assolutamente, non sono contento. Su queste squadre bellissime. però mi sto preoccupando un pochino di questa situazione, perché già vedere molti interessi da parte del mercato cinese non mi rende molto tranquillo in questo senso. Poi magari mi sbaglierò. Basta, chiudo qui la cosa. Volevo che Cantella ti salutasse. Date una camera a Cantella, vi prego. Datemela un messaggio. Datemela. Poza in da. No! Io.